quando lei torna in treno con la maschera sul viso. È una specie di rifiuto dell'identità che in qualche modo si ritrovava e che non le piaceva. È un nascondersi in qualche modo, secondo me. Forse quando ho preso il bambino in braccio. Però non vorrei fare troppo spoiler. In generale il film è molto bello, ce ne sono tante di scene belle, però a me è piaciuta particolarmente quella in cui la protagonista indossa una maschera completamente bianca, che poi si scoprirà che ha un significato questa maschera, però non vi rovino la sorpresa. E su questa maschera c'è scritto il proprio nome, sopra lei si chiama Lara, c'è scritto Lara in rosso, e lei, la cosa strana è che lei la indossa in metropolitana tornando a casa in un momento particolarmente significativo e tragico del film, di forte impatto. Verso la fine, quando c'è una maggiore consapevolezza, la maturità della protagonista che emerge. Diciamo che vorrebbe essere la scena in cui dall'alto viene inquadrata la protagonista nella vasca da bagno con quella che vorrebbe essere una metafora del liquido amniotico che poi si rifà al senso del film. Però sicuramente è una metafora elementare. La fine, la storia della stanza del bambino, mi è sembrato un po' troppo alla fine. Forse quella dove lei sta dentro la vasca da bagno con l'acqua e si tocca la pancia, il bambino ormai è morto. Però bellissimo tutto quanto, molto sperimentale, viva il cinema giovane, viva il cinema fresco finalmente. A me ha colpito molto il bimbo, il feto morto, forse da donna, perché mi sono sempre chiesta dove vanno a finire i feti. Diciamo che l'ho trovato fatto bene, ma forse non c'è stato qualcosa che mi abbia colpito particolarmente. Quella in cui la protagonista, dopo aver... però non posso spoilerare. Posso? Dopo aver scoperto di... aver perso il suo bambino, gli consegnano inaspettatamente il lettino che aveva ordinato e si involtola nel cartone, in questo imballaggio, ed è come un bozzolo, è come se lei stesse provando a inuterarsi in qualche modo.